prima ho conosciuto Licia, nel senso che la mia ragazza, io mi ero appena laureato all'Università Cattolica e la mia ragazza di allora va a dettare la tesi, a portare la tesi a Licia che lavorava nella stazione di Milano. C'era una copisteria, insomma, con tra l'altro un padrone molto simpatico e lei ovviamente diciamo, per il reddito naturalmente, le bambine erano piccolissime, batteva macchina, cosa che ha fatto tutta la vita e continua a fare con grande passione. Quindi io ho conosciuto Licia e poi la cosa è stata immediata, nel senso che siamo andati a trovarla e io e i miei colleghi, io ero diventato subito assistente alla Cattolica di Sociologia, con i miei amici che facevano sociologia, filosofia e altro, abbiamo cominciato a portare a casa di Licia i nostri lavori a battere a macchina. E quindi è cominciata, insomma, 63, insomma, una cosa così. E in questa casa veramente minima, dire modesta, insomma, dove c'erano le bambine piccole e poi subito Pino, sovente di notte, perché mettevano i treni, insomma, no? Il movimento treni. E quindi sovente era lì. E insomma, in 2 settimane, essendo una persona molto espansiva, essendo anche noi dei giovani così, è nata questa amicizia. Poi facevamo casino Pino era una persona molto scherzosa, facevamo box insieme lì nella stanzetta, Licia si incazzava. E insomma è nata questa amicizia a frequenza ravvicinata, perché noi allora si scriveva parecchio e si andava da loro. Poi abbiamo cominciato a mangiare qualcosa. Licia non è una cuoca straordinaria, ma questo lei lo sa benissimo. E non è mai stata la sua passione principale, lei lavorava sodo. Quindi poi ho conosciuto la mamma di Pino, che lo frequentava, eccetera, del papà. E c'è stata una immediata simpatia umana, proprio un'amicizia, che era condita anche di politica, diciamo così, di ideali. Nel senso che noi eravamo grosso modo dei cattolici di sinistra, come era l'epoca che preparava, insomma, tutto quello che sarebbe arrivato, e Pino era ovviamente anarchico, e c'era una simpatia abbastanza naturale tra questi due mondi. Quindi si chiacchierava, eccetera. Lui mi ha prestato Jack London, cioè, abbiamo cominciato con i libri, c'ho ancora i Kropotkin da qualche parte, e via discorrendo. E si parlava tantissimo, poi la casa era frequentata, ma non sempre che Licia fosse felicissima di queste frequentazioni. Alcuni erano dei personaggi notevoli, per esempio mi ricordo un algerino anarchico che era stato ovviamente poi liquidato dai cosiddetti rivoluzionari algerini e che viveva così, e altri, i suoi amici della Disolfa. Ci si vedeva ogni tanto, c'era anche, nella modestia della nostra vita, insomma, voglio dire, molte situazioni anche simpatiche. Per esempio, si andava ogni tanto, un posto che frequentavamo era il Torchietto. Il Torchietto era un'associazione socialista con osteria sul Naviglio, che era uno dei posti che Pino amava molto e i cui rappresentanti hanno poi dato una mano, dopo la vicenda sono stati. Quindi lì cominciano discussioni della Madonna, eccetera, eccetera, perché l'anarchia era, all'epoca, io non che non li conoscessi, perché a Torino avevo
avuto attraverso mio fratello maggiore qualche conoscenza. C'era un diffusore del seme anarchico a Torino che faceva il giornalaio, quindi giornali, o la Dunata dei Refrattari, quelle cose di volontà che allora si vendeva anche nelle edicole, quindi conoscevo ovviamente. E poi noi eravamo fondamentalmente come temperamento libertari, così, e quindi ci si frequentava. Allora, l'anarchismo in quegli anni ha una straordinaria ripresa, dopo essere stato fondamentalmente un reperto eroico, ma è quello che era, insomma. Prima che conoscesse Pina erano stati i situazionisti di Strasburgo, che avevano in qualche misura, si erano ricollegati, sia pure senza usare il nome anarchico, a quel tema libertario. La Francia era ricca di questi fermenti, questi fermenti. E l'anarchismo si espande, no? Anche come associazione, come persona, eccetera. L'anarchismo di Pino era un anarchismo operaio, cioè era un anarchismo con anche il Ghisolfa, eccetera, erano mondi, c'era lo stracciarolo, c'era il metalmeccanico, c'era l'altro ferroviere. Però accade in quel momento la cosa, oltre a parlare, la storia, le cose, Camillo Berneri e via discorrendo, che erano sempre dei topos. Lui aveva questi personaggi che poi gli sono sopravvissuti, che erano i grandi vecchi di Sarzana e Massa, che erano persone, quelli di volontà, che erano persone notevoli, che io ho conosciuto di sfuggita, insomma. Persone che avevano una storia, guerra di Spagna, robe, antifascismo e via discorrendo. Ma la svolta viene data dall'obiezione di coscienza. A un certo punto Pino e i suoi amici si innamorano di questa battaglia. Ma prime manifestazioni, Pino fa uno sciopero della fame, sulle scale di Palazzo di Giustizia di qualche giorno, eccetera, con le cazziatone di Liscia, magari, che non è forse serata, e dove conosce Calabresi, tra l'altro, in queste situazioni, col quale c'è una simpatia, su questo non esistono dubbi, che poi io ho verificato nel tempo. E lui è quindi una scelta non violenta. Questo era assolutamente nelle corde anche umane di Pino. Pino avrebbe ovviamente combattuto, ma non era questo il suo, né lui né i suoi amici che abbiamo conosciuto allora avevano, c'era questo grande tema della testimonianza, insomma, quindi la critica allo Stato era la critica al servizio militare, era la critica al militarismo, eccetera, eccetera, e questo ovviamente. E poi si è così formato un gruppo di amici, insomma. Ma lui era un originale in questo senso, aveva sempre bisogno, aveva un animo, c'era un fanciullo nell'uomo, questo era evidentissimo, c'era un fanciullo nell'uomo, a differenza anche dei suoi amici, eccetera, e era una persona che ci credeva immensamente, ma scherzava anche molto. Non era un bacchettone dell'anarchismo, questo assolutamente. Però era la sua vita, la sua storia, la sua identità. Quindi ci sono questi anni che sono segnati, e poi ci sono i prodromi, delle tensioni sociali. Il movimento studentesco non è ancora un movimento, però voglio dire, le cose ci sono delle simpatie, dei giovani che si avvicinano. Alcuni che poi cominciavano l'università, mi ricordo un personaggio anche simpatico, che ha fatto Agraria, poi, che deve essere ancora un personaggio di quel mondo. Però stiamo parlando di un anarchismo sensibilmente diverso da quello che conosciamo oggi, ma sensibilmente anche dall'anarchismo che l'aveva preceduto. Cioè è una parentesi. Quindi niente, ci siamo, siamo stati amici. E che dire,
Cioè io, cioè fondamentalmente sono molti ricordi piacevoli, ecco, voglio dire. A un certo punto c'è Piazza Fontana. Questo è. C'è Piazza Fontana, sappiamo tutto di ciò che è avvenuto. Calabresi convoca Pino, Pino con la motoretta va in questura e via discorrendo. L'Alicia mi avverte, a me, a Marino, gli altri amici, insomma, che Pino è trattenuto. Lui le fa una telefonata a casa comunque, no, senza drammi, anche perché ovviamente non avevano. Non c'entrava assolutamente niente, come è noto. E lì avviene probabilmente qualcosa che poi è stato anche discusso. Pino, e i due fratelli, gli altri che vengono fermati, si affidano, ahimè, ad un avvocato anarchico, uno con la cravatta da lavalier, professionalmente un vero pirla, cioè nel senso che è uno che non si fa vivo, nel senso che quella cosa lì, anche se poi noi sappiamo dai libri successivi, c'erano già i servizi dentro la questura, Allegra, eccetera, eccetera, però in qualche misura, dico io oggi, si sarebbe potuto risolvere senza tragedia se ci fosse stato un professionista che se ne fosse occupato, cosa che non è avvenuto. Insomma, salto tutti i passaggi, Licia mi chiama la notte e io l'accompagno a vedere il cadavere di Pino, al fare bene fratelli. Quindi era lì. E lì, voi sapete tutti i giornali, tutte le merde, tutto cosa hanno detto e non detto, eccetera. A parte che Piazza Fontana è stata una tragedia, Noi come sindacato, eccetera, siamo riusciti a fare un funerale senza violenze, con tutti gli operai in piazza, perché era un momento molto critico, naturalmente, anche perché, molto io ripensandoci, era la prima volta dopo decenni che in Italia c'era una strage. Cioè, noi, tutto il mondo, i buoni e i cattivi, eravamo totalmente impreparati ad affrontare una cosa che purtroppo dopo è diventata invece una routine. Quindi, quello. Comunque, accompagno Licia lì e lì comincia la sventura, l'avventura, la sventura, eccetera, eccetera. Come prima cosa, rinunciamo all'avvocato e si propongono quattro avvocati: l'avvocato Gentili, Smuraglia, l'avvocato contestabile e un quarto avvocato, un grandissimo, un democristiano liberal, un signore veramente in gamba, che piaceva molto a Alicia come stile, perché era un po' di molto professional, insomma. E cominciamo le riunioni per vedere come fare, avere giustizia, insomma. Lì comincia poi comincia la storia dei giudici. Prima arriva Caizzi, che è un uomo, il destro comunque aveva deciso che la cosa, insomma, andava in qualche misura messa tranquilla, insomma, e poi arrivano altri, apparentemente anche di sinistra, come D'Ambrosio, eccetera, che comunque cioè non tirano fuori un ragno dal buco, raccogliendo tutti i dati, le cose, eccetera, eccetera, indagando su figure strane, sottosanti, eccetera, su tutte figure, perché era un mondo pieno anche di persone di cui uno dubitava, no? Perché la cosa ci aveva. E lì noi eravamo, cioè per il nostro mestiere, diciamo universitario, ci aveva abituato, allora non c'era il computer, alla schedatura. Noi facevamo le schede di tutte le cose. In particolare il nostro amico Luigi Ruggiu, grande filosofo adesso in pensione,
studioso di Parmenide, era il più, diciamo, il più quadrato di tutti, quello che aveva. C'era una divisione dei compiti tra di noi, nel senso che Ruggiu è stato anche minacciato sotto casa da uno dei servizi. Aveva un bimbo piccolo, insomma, abitava a Milano, eccetera, prima di trasferirsi poi a Venezia. Livolsi è stato il manager, cioè quello che ha pensato a tutte le cose pratiche. E poi c'eravamo noi, a me toccavano sempre, essendo un po' i casi più strambi, nel senso che ogni tanto telefonava uno e diceva: io so tutto. Allora io andavo a trovare, ho trovato dei matti, delle persone, le persone più strane, perché intorno a questo caso si creava un'attenzione morbosa e anche dei marginali. Mi ricordo sempre la visita in un solaio di uno completamente matto, che era stato licenziato 40 volte, che però lui sapeva tutto, perché era venuto, che cosa, eccetera. Ovviamente io come detective ero veramente negato, mentre invece Ruggiu e gli altri erano più. Ovviamente non si può tacere il giorno del funerale, che è stato veramente una giornata gelida, un freddo assoluto. Eravamo lì, il fratello di Moscati ci ha anche fatto le foto, che probabilmente conserva, eccetera, eccetera. Lì ce l'aveva, penso. Insomma, un funerale veramente, perché chi c'era al funerale? C'era il mondo socialista abbastanza presente, gli amici, ma non solo. Una parte del mondo cattolico, c'era padre Camillo De Piazza e altre persone di questo tipo. C'erano gli anarchici, compresi quelli venuti da Cerignola con la bandiera nera, questi anziani veramente commoventi, sì, amici di Pino. C'era un gruppo di studenti col caschetto pronto, non so quale carica, eccetera, lì a fianco, che ovviamente non è capitato niente, gli avvocati, i loro collaboratori, noi, gli amici, insomma. Non era un grande funerale, eh? Non era un funerale molto partecipato. Anche perché gravava ancora supino tutto questa diffamazione. Noi come amici avevamo fatto una cosetta che ha avuto un piccolo rilievo, cioè nel senso che abbiamo scritto una lettera, ma questo 2 o 3 giorni dopo, dicendo: bisogna indagare perché Pinelli è innocente. Una lettera breve, firmata da un gruppo di intellettuali, noi anche Pizzorno, alcune persone più anziane di noi, ma non moltissimi. All'unità c'era un giornalista che era amico, cioè che voleva bene a Pino, Alice, eccetera, eccetera, e non è riuscito a fare, e non è riuscito a far pubblicare la cosa, e ce l'ha pubblicata il giorno, che era l'unico giornale libero dell'epoca, ce l'ha pubblicata il giorno. Questo un ricordo anche di solitudine, tutte le telefonate che abbiamo fatto in giro, tutta gente progressista, eccetera, eccetera, ma insomma, lo stigma dell'anarchico era forte. Io ovviamente avevo chiesto a Carniti, avevamo riunito il direttivo della FIM e io avevo raccontato le cose a questi rappresentanti sindacali, che ovviamente mi avevano espresso la loro amicizia. E poi, attraverso un mio amico della FIOM, comunista, ma un mio grande amico, avevo detto: ma insomma, il sindacato, che allora era una potenza, voglio dire, a Milano, dovrebbe, insomma, impegnarsi per far luce, non per dire come, cioè per impedire questo massacro di un innocente. E il mio amico, che si chiamava Banfi, che è morto, era segretario della FIOM, mi porta dal segretario della Camera del Lavoro di allora, che era Venegoni, un ex resistente storico, una figura, che mi ascolta e mi dice: sì, ma è anarchico. Capisci
Voglio dire, lì è stata veramente un'esperienza indimenticabile. La Will stessa mi dà una mano, c'era Galbusera giovanissimo, eccetera, eccetera. Cioè, c'era un mondo più libero, insomma, che in qualche misura si muoveva, ma il mondo, il blocco comunista assolutamente non c'era, non parlare ovviamente di quello conservatore o di destra, eccetera. C'erano questi gruppi anche di Sinistra Democristiana che ci seguivano, ma eravamo soli, cioè, ma non che è normale esserlo, in certe cose, se uno ci crede, insomma. E poi Nino Nutrizio fece una campagna sulla notte, una cosa durissima, tanto è vero che anni dopo, malato di cancro, Nutrizio fece una sottoscrizione per la famiglia Pinelli. E Licia gli rimandò indietro i soldi. La nostra vita è stata la vita degli amici, insomma. È stata segnata da questa cosa che ovviamente non si può dimenticare. Anche perché, appunto, ripensando a Pino, era l'ultima persona a cui poteva capitare, no? Perché era una persona di una dolcezza intrinseca che rendeva ancora più assurda la tragedia, che comunque sarebbe stata la tragedia, perché noi ci riunivamo periodicamente tra di noi amici, eccetera, con i nostri amici giornalisti, anche perché noi diamo una mano a fare la strage di Stato. Lo scrittore vero è Invernizzi, lui è quello che scriveva da Dio, anche cioè che scrive questo libro, ma c'erano tutti, c'era Nozza, c'era Nozzoli, una figura straordinaria, vecchio resistente, romagnolo, eccetera, eccetera. Era un folto gruppo di giornalisti che ci ha affiancato con una costanza e con una capacità investigativa sicuramente superiore alla nostra. Scaramucci, inutile dirlo, è stato grande protagonista di questa cosa. Quindi, però, quando ci siamo visti, mi ricordo, era stato ucciso Calabresi e non ci siamo guardati, e uno ha detto: è finita. Chiusa. Vicenda chiusa. Questo è. E poi con Nozzoli che invece pensava: no, ma questo è stato una roba. Cioè, sì, ma era chiusa, cioè voglio dire, non c'erano. Sì, chiusa nel peggiore dei modi, come nel peggiore dei modi si era aperta.